Allora, mi verrebbe voglia di usare le campane, però insomma, per festeggiare una trattativa che andava avanti da un tempo lunghissimo. Allora, segretario Bentivogli, insomma, partiamo dai lavoratori, dagli occupati, che è la prima cosa che ci interessa, e dalla continuità aziendale dell'azienda, che già sta lavorando a metà della sua capacità produttiva e perde 1 milione di euro al giorno. Siete arrivati a un accordo, mi sembra più che soddisfacente per voi? Sì, assolutamente, l'accordo è sempre un punto di equilibrio, per cui ci sono delle cose che magari non soddisfano al 100%, però complessivamente il giudizio è assolutamente positivo. Una piccola parentesi, non avevo sentito il giudizio del Presidente del Consiglio Conte, considero le sue parole assolutamente assurde, cioè in un accordo sindacale non firmato dal Ministro Di Maio non spenda neanche mezza parola e non esca proprio nella sua dichiarazione la parola sindacato e la parola azienda. Questo dà la dimensione di come in termini comunicativi ci si difende da sé e in realtà non si spiega assolutamente nulla di quello che in realtà è accaduto. Questa è una vertenza. Cioè, lei voleva che il Presidente del Consiglio ricordasse che insomma, le trattative... Questo è un accordo che abbiamo fatto noi, abbiamo costruito noi, abbiamo realizzato noi. Se c'è una cosa che bisognerebbe dire e che mi piacerebbe a me di sentire dalla politica, non perché sono eccessivamente buonista, è che bisognerebbe fare in modo che in una situazione del genere il ministro Calenda ringrazi Di Maio, come esattamente ha fatto, tra l'altro visto su Twitter, e il ministro Di Maio dica che ha fatto un accordo in alcuni punti migliore anche grazie al lavoro che ha fatto il suo predecessore. Ecco, una politica che invece tiene ostaggio un'azienda per cui Di Maio è stato 4 mesi in ossessione da confronto di prestazione con Calenda è stata molto pericolosa, perché siamo arrivati per il rotto della cuffia all'accordo e noi faremo le assemblee da domani e il 15 scade l'amministrazione straordinaria, per cui queste cose sono state molto pericolose. Devo dire, Di Maio dovrebbe dire però quello che ha detto nella dichiarazione solenne che ha fatto al momento dell'accordo: ha ringraziato il sindacato per la grande responsabilità che ha esercitato. Ecco, vorrei sentirlo un po' di più anche nelle comunicazioni pubbliche, soprattutto che questa vertenza serva di lezione al ministro, perché impari a dialogare anche col sindacato, che può avere delle divergenze con lui. Il collateralismo sindacale è una cosa che non ha mai fatto bene né ai governi né ai lavoratori. Insomma, Bentivogli, per essere contento lei sta una furia, possiamo dirla così, nel senso che... No, sto una furia perché sento un dopo una vertenza che dura dal 2012 di fatto, sentire il Presidente del Consiglio che ringrazia il suo ministro fa capire la dimensione politica e sociale che ha questo Presidente del Consiglio Conte, che insomma ci si lamenta tanto della sua invisibilità, al momento che appare uno dice ma forse era meglio prima. Un accordo sindacale, uno che non ringrazia il sindacato e l'impresa probabilmente vuol dire che non sa neanche di che cosa parla. Veniamo all'accordo sindacale. Come è stato però, giro anche la domanda agli ascoltatori, poi chiaramente faccio parlare l'ex ministro Calenda, molti mi scrivono, vabbè, però se l'accordo è migliorativo vuol dire che andava bene, era giusto continuare a non accettarlo subito e continuare con la strada della trattativa. Assolutamente sì, io ho anche con il ministro Calenda saluto, e sa bene che io anche nel giorno della rottura feci richiesta di continuare il negoziato e per cui questo lo considero un limite, perché allora avevamo una buona base di partenza e probabilmente se avessimo fatto una nottata quella volta probabilmente avremmo costruito un accordo assolutamente... Cioè, ma scusi Bentivogli, se ho ben capito lei sta dicendo che il governo in questa fase di trattative tra voi e l'azienda cioè, ha ospitato le parti sociali ma non ha nessun merito? No, il merito io non posso negarlo, nel senso che ho visto giudizi sperticati rispetto a... cioè la trattativa era già sufficientemente consolidata. Devo dire che quando il governo ha capito che il suo ruolo non è il confronto col suo predecessore ma appunto fare cose fatte bene, il suo appoggio concreto nei confronti dell'azienda l'abbiamo iniziato a sentire. Questo l'ultime ore proprio della trattativa è stato d'aiuto sicuramente per la soluzione finale, per cui questo non lo posso negare e lo riconosco a questo governo. Vorrei altrettanto una vertenza che dura da anni.
Allora, resti con noi finché poco, so che ci deve lasciare fra poco. Ex ministro Calenda, non so da dove vogliamo partire, perché oggi il ministro Di Maio ha detto oggi non rispondo a Calenda. Lei gli ha fatto i complimenti perché ha saputo cambiare idea e imboccare la strada giusta. Di Maio l'abbiamo ascoltato, a chi mi dice non potete avere ospiti, guardate, abbiamo fatto sentire le dichiarazioni di Conte, le dichiarazioni di Maio, le facciamo sentire tutti i giorni. Non mi sembra che siamo sbilanciati da questo punto di vista, però si può sentire anche una controparte o una parte, come nel caso del sindacato. Dice, dopo 6 anni di inattività finalmente siamo arrivati in una chiusura. Se ho ben capito il ragionamento fatto anche dal Presidente del Consiglio in merito alla gara, dice la gara non era stata fatta in maniera irregolare, ma non la potevamo annullare perché la legge prevede che io possa annullare una gara solo se non va contro l'interesse nazionale. Siccome non c'era un'alternativa per... non c'erano altri compratori, si sarebbe di fatto portato al fallimento l'azienda, non potevamo annullare la gara perché saremmo andati contro l'interesse pubblico concreto e attuale. Calenda. Allora, prima di tutto io la prima cosa che ho fatto stamattina è fare i miei sentiti e veri, l'ho scritto anche, complimenti innanzitutto ai sindacati e all'azienda per aver trovato l'accordo e poi al ministro Di Maio, perché cambiare idea è una cosa complicata per un politico, non è una cosa semplice. Di Maio ha proposto in campagna elettorale la chiusura dell'Ilva, ha preso tanti voti a Taranto su questo, poi ha detto che la gara era annullabile, perché non era annullabile, perché c'erano irregolarità, però alla fine ha imboccato la strada giusta, cioè quella di lasciar lavorare l'azienda e i sindacati e di trovare un accordo. Dopodiché Di Maio ha risposto in modo maleducato, perché se uno ti fa i complimenti dire non ti rispondo, cioè ha travisato, era un complimento sincero. Che invece è un punto molto più grave di merito, e dice noi abbiamo trovato 6 anni eccetera eccetera, questa è una buffonata, perché Di Maio si è trovato a dover fare l'ultimo metro dopo che noi abbiamo mantenuto in piedi l'Ilva mettendo 800 milioni di euro, fatta una gara che ha fatto venire un investitore che in totale mette 4 miliardi e 200 milioni di euro tra prezzo che serve per recuperare i soldi e investimenti ambientali e investimenti industriali, abbiamo tra virgolette recuperato 1,1 miliardi di bonifiche dai Riva, abbiamo iniziato la copertura dei parchi minerari, abbiamo fatto un'AIA, cioè un'autorizzazione ambientale che è la più restrittiva d'Europa e che prevede che Mittal non possa salire dagli attuali 6 milioni senza aver fatto tutti gli interventi ambientali, ed è per questo che Mittal ogni mese aggiunge interventi da anticipare, perché prima li fa e poi può andare avanti. Abbiamo combattuto una battaglia con l'antitrust, è stato un processo difficilissimo, molto lungo. Allora, nella vita... Però possiamo dire, Calenda, che questo accordo, che appunto è firmato dai sindacati e dall'azienda, è migliorativo rispetto all'ultimo accordo che ebbe in mano lei prima. Guardi, diciamo, delle dimissioni? Io le dico la mia opinione con i numeri. Io personalmente penso di no, e l'ho detto, lo dico con grande trasparenza, ho anche detto che è irrilevante, io penso di no, perché è un accordo tra azienda e sindacati, i sindacati pensano che è meglio per loro. L'accordo che avevamo proposto noi era un accordo che prevedeva, lasciamo perdere le fesserie sull'articolo 18 e sui livelli salariali che, come Bentivogli sa, erano già state levate dal tavolo e già accettate dall'azienda. L'accordo prevedeva, ed è un accordo che è sul sito del MISE, quindi lo possono verificare tutti, 10.000 persone assunte da Mittal, senza possibilità di licenziamento negli anni fino al 2023, con te stessi livelli, stessi diritti, eccetera. 1.500 persone assunte da una società fatta dagli enti locali in Vitalia e l'amministrazione straordinaria per fare due cose, le bonifiche col 1,1 miliardi e in più fare del lavoro che Mitta gli avrebbe garantito fino a tutto il 2021. In più di questo, come nell'altro caso, ci sono, come nel caso dell'accordo firmato, c'era un incentivo volontari all'esodo per 100.000 euro più 5 anni di cassa. Era una cosa da negoziare. Questa era la proposta di partenza. Prevedeva più persone al lavoro e meno persone in esodo. Però Calenda, i sindacati ritengono che questo non l'avevano firmato, cioè ritengono che questo sia migliorativo. I sindacati non solo non l'avevano firmato, ma tolto Bentivoglio non l'avevano neanche negoziato. Perché CGIL e USB hanno detto chiaramente, Fiume e USB, noi non vi consideriamo legittimati. E la UIL si è alzata e se n'è andata. C'è un punto, ed è la ragione per cui io sono preoccupato. Mittal dice, io posso gestire questa fabbrica con 9.500-10.000 persone. Per questo la società avrebbe invece avuto uno scopo importante, perché quel 1.500 tra bonifiche e le attività terziarizzate c'erano. Ma Mittal al 2023
le 10.700 persone se le tiene oppure non se le tiene. Questo è per essere chiaro, perché sennò si dice in un caso c'erano esuberi, nell'altro non c'era esuberi da nessuna parte. Non c'era da nessuna parte. Ho capito cosa dice lei. Il dato di fatto però è che il sindacato quell'accordo non lo voleva e ne ha firmato un altro adesso con il MISA. A mio avviso vedo anche che molti si stanno schierando su WhatsApp, SMS o da una parte o dall'altra. Poi vi dirò cosa ne penso personalmente al termine dell'intervista. Ritengo che non per essere democristiani, ma ci sia una verità nel mezzo. Cioè l'accordo si è firmato adesso, veniva da un passato, da un lavoro passato, è inutile fare i meriti. La cosa importante è che si sia arrivati a un accordo e l'Ilva non chiuda. Ma scusa, ero molto più preoccupato quando sentivo parlare di parchi vari, diciamo. Ma figuriamoci, io oggi ho detto: questa è la mia idea di parte di valutazione dell'accordo, che non conta niente, perché quello che conta è quello che l'azienda e i sindacati hanno deciso di firmare. Il fatto che abbiano deciso di firmarlo è un fatto positivissimo, ho fatto i complimenti persino al mio successore, insomma più di così è difficile poter fare. Posso solo dire che è una bellissima giornata per l'acciaio in Italia, per l'industria italiana, mi sembra un'ottima cosa. Magari Calenda non ci ha creduto, perché nei mesi scorsi avete battibeccato non da poco. Senta, dicevo, Di Maio non ha creduto. Battibeccato, io mi sono preso come autore del delitto perfetto, un parere dell'avvocatura che è segretato, che dice irregolarità, ancora nessuno l'ha visto, e dopodiché il minimo che si possa fare è rispondere punto su punto, che non è battibeccare, è fare maggioranza e opposizione.